Questo programma è offerto da Bagheria. Arrestati due giovani sorpresi a rubare materiale edile. Nel pomeriggio di ieri, in via vicinale Parisi 2 a Bagheria, il personale del nucleo operativo e radiomobile della locale compagnia Carabinieri traeva in arresto in flagranza di reato con l'accusa di tentato furto aggravato in concorso Campani Antonio, classe 1991, e Salerno Ivan, classe 1991, entrambi bagheresi. Gli arresti effettuati dai militari arrivano dopo una serie di denunce di furto perpetrati all'interno del deposito edile della cooperativa La Sicilia, sito nella via vicinale Parisi 2. Infatti i carabinieri, che da tempo tenevano d'occhio la zona, hanno sorpreso i due mentre tentavano di asportare diverse ringhiere in ferro per balconi, le quali erano state già accantonate vicino al ciclomotore Ape Piaggio di proprietà del Campani. Tutto il materiale è stato recuperato e restituito al legittimo proprietario. L'autorità giudiziaria, PM di turno presso la Procura della Repubblica di Termini Imerese, dottoressa Pavan, disponeva la traduzione degli arrestati presso le rispettive abitazioni, il regime degli arresti domiciliari e il processo corrito direttissimo nella giornata odierna presso il Tribunale di Termini Imerese, all'esito del quale, convalidato l'arresto, venivano condannati all'obbligo di firma. Palermo. Cani a rischio al villaggio Santa Rosalia. I volontari di LIDA, EMPA e OGDA hanno deciso di stazionare davanti al canile municipale di Palermo, nell'attesa che la struttura accolga i tre cani salvati dal villaggio Santa Rosalia, dopo che uno è stato strangolato nei giorni scorsi. Abbiamo prontamente portato via i cani dal quartiere, spiega Alessandra Musso, responsabile della LIDA Palermo, anche perché molti degli abitanti del villaggio manifestavano la volontà di farli sparire tutti. La drammaticità della situazione è data dal fatto che in canile non vogliono prenderli, con la scusa che non c'è spazio. Sappiamo che la struttura è pienissima, ma il problema è reale. Assurdo poi che nessuno ci voglia ascoltare, dalla Polizia Municipale al Ministero della Salute, anche perché il problema riguarda la città. Non certo solo noi volontari. I volontari delle tre associazioni avvertono intanto che sino a quando i cani non verranno fatti entrare, loro non si sposteranno. Misilmeri. Vandalismo. Carrello della spesa sulla Fontana Nuova. Atto di vandalismo a Misilmeri. Vittima la Fontana Nuova di Piazza Cosmo Guastella. I cittadini misilmeresi hanno fatto l'amara scoperta ieri mattina quando nella parte più alta della fontana hanno intravisto un carrello della spesa con all'interno sacchetti di spazzatura. Ad aggravare l'atto di vandalismo, nella parte inferiore si può tristemente notare la situazione di abbandono in cui si trova l'opera. Palermo. Arriva il banco farmaceutico di Tuteliamoci Ollus. L'associazione di volontariato Tuteliamoci Ollus, da diversi anni impegnata nel territorio di Acque dei Corsari, quartiere periferico in cui ha sede, grazie alla generosità di alcuni medici, è riuscita ad attuare un nuovo progetto di banco farmaceutico per bambini e adulti. I numerosi volontari già all'opera si stanno adoperando nella sistemazione dei farmaci per iniziare al più presto questa iniziativa a tutela dell'uomo. Il presidente Carmelo Castello spiega: ho visto persone non potersi permettere le cure. La salute non sia un lusso, ma un diritto. Rendi fantastico il momento più bello della tua vita con eleganza, raffinatezza e stile. La Schiera, sala trattenimenti, ristorante e pizzeria. Contrada Piano di Scala a Corleone, strada statale 118, chilometro 40-500, telefono 091 8467 529. La spesa, vieni a farla da noi. Da Todis troverai i nostri prodotti con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Lasciati conquistare dal profumo della gastronomia. La macelleria risponde a tutte le vostre esigenze, con preparati vari e di carne. Todis, contrada Filaccina, a Bolognetta. Da noi, dal 17 al 30 marzo, il vernella a 2,09 euro.
Lo svelto a soli 99 centesimi. Palermo. Fotografi immortalano 25 autori siciliani. Comincerà il 21 marzo a Palazzo Zino la mostra delle foto di Salvo Fundarotto, fortemente voluta da 25 autori siciliani. Sono ritratti autori da Andrea Camilleri e Simonetta Agnello Hornby. Un esclusivo omaggio al fotoreporter siciliano scomparso nel settembre 2011. La manifestazione, organizzata dall'Associazione Culturale Accento Acuto, è stata ideata da Lia Vicari in esclusiva per il Comune di Palermo. Bagheria. Grande partecipazione alla processione in onore di San Giuseppe. Ieri pomeriggio, favoriti anche dalla bella giornata, una moltitudine di fedeli hanno partecipato con devozione alla processione dedicata a San Giuseppe. Erano presenti anche il sindaco Lomeo, il presidente del consiglio Caterina Vigilia e gli assessori Antonio Scaduto e Massimo Mineo. Il simulacro di San Giuseppe è stato trasportato dai membri della confraternita Santo Sepolcro. In marcia anche la banda musicale di Trabia. I giochi d'artificio, sparati davanti alla Chiesa Madre sia all'inizio ma soprattutto alla fine della processione, hanno allietati tanti fedeli presenti in piazza. La processione è partita da Corso Umberto ed è proseguita per le vie Roccaforte, Roma, Paesiello, Mozart, Ponchielli, Casaurro, Marabitti, Derelitto, Nino Bixio, Contorno, Palagonia, Mattarella, Corso Umberto ed infine è tornata a Piazza Matrice per il tradizionale rientro in chiesa. Processione quella di San Giuseppe molto sentita dai bagheresi, ma come sta procedendo? Devo dire, la processione del patrono San Giuseppe è un momento di grande aggregazione, sia religiosa, ecclesiale, come anche civile. Il tempo abbastanza propizio, ho notato che quasi tutta Bagheria è presente in questa processione. Si evince sempre una grande devozione. Palermo. Domani la giornata della memoria e dell'impegno dedicata al ricordo di tutte le vittime delle mafie. Si svolgerà domani la giornata della memoria e dell'impegno dedicata al ricordo di tutte le vittime delle mafie che Libera organizza ogni anno proprio in questa data. Questa volta la celebrazione è slitta di un giorno a sabato 22 marzo per dare modo a tutti di partecipare sfruttando il fine settimana. Uno dei più alti magistrati in carica presso la Corte d'Appello di Palermo, Antonio Saetta, presiedette alcuni storici processi come quello celebratosi contro gli imputati dell'assassinio del giudice Rocco Chinnici, quello per l'uccisione del capitano dei carabinieri Gaetano Basile e altri negli anni Ottanta contro le organizzazioni mafiose siciliane. La volontà di dedicare ad Antonio Saette al figlio Stefano il plesso della scuola secondaria dell'Istituto Comprensivo Statale Giotto Cipolla, afferma la dirigente, la professoressa Rosa Cartella, è stata assunta con unanime voto dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d'Istituto. Sono contenta, da canicattese, che uno dei miei più illustri concittadini venga ricordato per sempre nella città di Palermo, anche grazie all'intitolazione al suo nome di una scuola, palestra di educazione e di buoni principi morali e di legalità per un domani migliore. La Sicilia è una terra che merita di essere raccontata. I siciliani un popolo che merita di essere ben informato. La Sicilia e i siciliani avranno quello che meritano. E questo lo slogan del nuovo portale di informazione trinacrianews24.it. Il sito sarà online da mercoledì 5 marzo. Corrispondenti da tutta la Sicilia. Notizie sempre aggiornate su sport, spettacolo, politica, attualità. Un portale di informazione costituito da giovani universitari uniti non solo per la passione per il giornalismo, ma da un profondo senso civico che li porta verso il bisogno di raccontare la propria terra. Canale 8 Palermo sarà media partner ufficiale. Trinacrianews24.it sta arrivando. Noi siamo pronti. E voi? You sexy, sexy dancer. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria.
via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Palermo, giornate di primavera organizzate dal Fondo Ambientale Italiano. Sabato 22 e domenica 23 marzo saranno le giornate FAI di primavera intitolate I beni nascosti. Questa è la 22esima edizione. Saranno aperti al pubblico centinaia di luoghi culturali di norma inaccessibili. Come consuetudine di ogni edizione, a guidare i visitatori saranno giovani uniti dall'ambizione di diventare apprendisti ciceroni. I visitatori dovranno solamente versare sul posto un contributo volontario. Aderiranno numerose scuole, tra queste la Scuola Media CEI, Centro Educativo Ignaziano, e il Liceo Scientifico Cannizzaro. 7 tra chiese e ville visitabili dalle 10 alle 17 dei due giorni. Piazza Sclafani, Cappella della Soledad, Chiesa di Santa Maria della Purificazione, Albergo dei Poveri, Palazzo Marrozzo della Rocca, Chiesa di San Giuseppe Cafasso, Villa Raffo, Villa Whitaker. Aperti anche luoghi di Bagheria, Caccamo, Castelbuono, Corleone, Piana degli Albanesi e Santa Cristina Gela. Anche il Bar Saracen di Ficarazzi festeggia in modo particolare San Giuseppe, preparando sfince e dolci tipici già da diversi anni. Siamo andati ieri ad ascoltare il pasticcere che prepara le sfince da un chilo. La sfincia è il simbolo della festa del papà di San Giuseppe. Quante ne hai preparate oggi? Oggi ne abbiamo preparato 1000. È stata una giornata un po' pesantuccia, però l'abbiamo fatto con gioia. Come si fa a preparare una sfince che sia abbastanza buona come quella del Saracen? Intanto consiglio alle signore di venirla a mangiare qui, perché noi siamo veramente bravi a fare la sfince. Detto questo, bisogna semplicemente mettere 1 litro d'acqua in una casseruola con 200 grammi di strutto. Io consiglio sempre il burro per avere un prodotto più genuino, magari a casa con i bambini, eccetera, eccetera. Portare in ebollizione e aggiungere soltanto 1 chilo di farina. Tutto questo, dico, viene messo dopo in planetaria, aggiungendo delle uova. Dico, le uova sono a piacere, a morbidezza l'impasto. Quando è pronto avremo un impasto completamente omogeneo, utilizzando una cucchiaia. Avremo delle sfince, diciamo, tutte di una misura. Preparando prima una casseruola con dell'olio, non dico molto bollente, ma siamo intorno agli 80-90 gradi, gettiamo la sfincia dentro l'olio, aspettiamo che gonfi e dopo aumentiamo la temperatura dell'olio, battendolo un pochettino aspettando che gonfi. Questo è tutto. E qui al Saracen ne l'abbiamo alla crema? Noi la facciamo crema al pistacchio, crema chantilly, molto smollata con la panna e con la ricotta. Il Saracen è il bar che sorge nella struttura più antica del paese di Ficarazzi. Anche come pasticceria vuoi dire lo stesso? Bah, diciamo che ci difendiamo. Forse siamo delle poche realtà oggi a fare pasticceria, anche perché è diventata di nicchia anche per questa crisi, quindi cerchiamo di mantenere il prodotto, sperando di fare qualcosa di grazioso ancora, anche se è dura. Hai fatto anche molte ristrutturazioni rispetto a come era prima. Mantenendo la struttura, perché c'è la sovrintendenza in queste cose, quindi internamente comunque sì, abbiamo fatto un pochino di colori diversi, abbiamo modificato la cassa mettendola vicino al bar, quindi al centro della sala. Per il resto abbiamo mantenuto comunque una struttura, mantenendo quello che è in realtà. Ci sono novità in serbo per il Saracen oppure no? Ma sì, metteremo il gelato anche esterno, non più internamente, per cercare di dare un pochino più di visibilità al gelato, visto che facciamo un gran buon gelato. Quindi speriamo che si avvicinino un pochino di più le persone a noi anche per questo. Per il resto speriamo di mantenere quest'estate qualcosa di all'esterno, di diverso rispetto al solito, quindi con qualche festicciola, qualche musica dal vivo, un po' di qualche serata di pizzeria, visto che possiamo fare un po' di tutto. Come sono le sfince del Saracen? Sono spettacolari perché è il quarto anno di seguito che io la faccio, quindi questo era il quarto anno che io faccio fare sempre la stessa sfincia, quindi è spettacolare, la ricotta ottima, è comunque un bar di qualità. E sempre a Ficarazzi
Padre La Sala ha importato la tradizione del minestrone di San Giuseppe, giunto alla sua quarta edizione, da distribuire ai poveri e, grazie agli angeli della notte, anche ai senza tetto. Sì, è un'esperienza molto bella che già conoscevo da altre parrocchie. Mi è sembrato un'iniziativa che potesse un po' muovere, ecco, la comunità e farla un po' riunire attorno a qualcosa. Però non è tanto il minestrone in se stesso, perché è una cosa troppo materiale, è quello... quello che ci sta sotto, il significato che io ho spiegato poc'anzi durante la messa. Io dicevo poc'anzi che il minestrone è simbolo della parrocchia, dove tanti elementi messi insieme, ecco, dalla stessa fede, dallo stesso amore, ecco, dove ciascuno di noi porta quello che è e prende quello che non ha dagli altri, quindi può cementare un po' il senso comunitario della parrocchia. Sì, effettivamente quest'anno per me è la prima volta, anche perché le altre volte purtroppo per motivi di lavoro non sono stato presente, però quest'anno grazie a Dio sono qui, è molto, molto divertita la cosa. E in più quest'anno purtroppo per una mia patologia abbiamo fatto anche il senza glutine. Quanti si sono avvicinati a prendere questo senza glutine? Molti, perché poi c'è stata la curiosità e ti posso dire che forse è stato più buono di quello normale. Ha la stessa tempistica, un po' descrivici quello che hai fatto. Nulla, non varia nulla, basta avere un pochettino di accortezza negli ingredienti, cercare gli ingredienti giusti senza glutine, cercare di non contaminare il minestrone o qualsiasi alimento appunto privo di glutine e poi il gioco è fatto. E la differenza sta nella pasta, io ho utilizzato pasta a base di mais, di riso, e basta. Un gruppo Oikos, siamo 5 cellule in questo gazebo. Abbiamo iniziato da stamattina alle 9, anzi sbagliato, abbiamo iniziato già da sabato a fare la spesa. Stamattina alle 9 abbiamo iniziato a pulire le verdure, a cucinarle e poi... Quindi qualcosa di nuovo se lo vuoi dire, perché questo gruppo, diciamo... No, mi dispiace, qualcosa di nuovo non te lo posso dire perché è sempre il primo che finisce e non c'è più un minestrone. Cioè magari potevo dirti... Quest'anno non è finito, ma non è così. Mi sa che le sorelle Martorano hanno alla grande, perché pure quello dell'altro lato, dicevo... E noi abbiamo un ingrediente segreto che non possiamo svelarvi. L'amore! L'amore! Quello, sì, quello a prescindere, però poi un altro ingrediente. Quest'anno c'è qualcosa di particolare, nel senso che io ci partecipo come gruppo Oikos. Devo dire, insomma, che è un'esperienza diversa. È vero che con gli impegni che abbiamo non ho preparato io, fortunatamente per chi ha fruito del nostro minestrone, però devo dire che è una bellissima realtà, poi i vari gruppi, insomma, è un'esperienza di vita comunitaria del paese. Ecco, le nostre realtà, la dimensione, diciamo, di paese si vede anche in queste piccole manifestazioni. Palermo è una bellissima città, però poi la dimensione paesana ti porta a una comunità che vive anche attraverso queste manifestazioni. È una dimensione di fede importante, perché? Perché la gente è andata in chiesa, ha celebrato San Giuseppe, l'importanza di San Giuseppe, e poi al termine della messa ci siamo tutti riuniti e stiamo assieme distribuendo i minestroni dei vari gruppi Oikos. Devo dire che quest'anno la differenza rispetto agli altri anni è che fra un po' partiranno dei nostri volontari che andranno a Palermo e aiuteranno gli ultimi. In quanto blogger ufficiale del nostro paese, ci puoi dire qual è il minestrone più buono di quest'anno? Il minestrone più buono di quest'anno è quello senza glutine. Abbiamo potuto assaggiare questa specialità fatta da Monica Martorano e da tutto il gruppo, e che hanno dato la possibilità anche a coloro che hanno questo problema, che hanno queste intolleranze, di poter degustare insieme a tutti noi in questa giornata e partecipare e aggregarsi a tutta la comitiva. Ormai è diventata una tradizione per il nostro paese. Sicuramente, ormai entra, diciamo, negli appuntamenti fissi del calendario del paese di Figarazzi. Cosa racconterà Figarazzi Blog di questa giornata? La giornata in sé, quello che è successo, 4 fotografie le metteremo sicuramente, poi qualche testata giornalistica prenderà spunto dalle nostre fotografie, le pubblicherà nei vari TG, nei vari siti. Da blogger mi posso definire sempre in anticipo agli altri, per fortuna mia, anche se qualcuno dice che io non sono molto attendibile e che do notizie sommarie. Mi dispiace questo, perché che se l'è sentita, purtroppo certe notizie, se escono un mese prima sul giornale di Sicilia, non è colpa di Figarazzi Blog. Quando qualcuno dice bisogna fare comunità, questo è un esempio. Con poco si riesce a fare comunità, si è qua in una piazza che solitamente è deserta e che invece in questa occasione prende vita,
trovate centinaia di persone che continuano a parlare, hanno mangiato il minestrone così come da tradizione, ora parlano, andranno a casa e saranno anche un po' più felici. Emanuele Tribunos, oltre a essere papà, è comunque esponente di Figarazzi.eu, è anche il presidente di Amici Siciliani, che quest'anno sta facendo qualcosa di importante. Ma diciamo che se facciamo riferimento a Figarazzi.eu, abbiamo fatto piccoli passi da formica, siamo stati insieme ad altre persone capaci di creare a Figarazzi qualcosa che secondo me è unico in Italia, cioè avere una televisione locale, che siete voi, che fate un lavoro fantastico, avere due testate giornalistiche che lavorano bene e che producono un mensile ciascuno, avere due blog e due pagine Facebook dove ci sono migliaia di contatti ogni giorno, anche se magari economicamente abbiamo tutti i problemi, però la bellezza di avere tutti questi, contatti è qualcosa che va al di là dell'aspetto economico. Amici Siciliani insieme ad altre realtà ha fatto rete. Quando diciamo rete significa che realtà che sono a Villa Abate, realtà che sono a Figarazzi e persone che si interessano a bagheria hanno cercato di creare una rete in modo tale da aiutare quelle famiglie che non riescono neanche a mangiare la sera. Molti sono di Palermo perché è la città più grande e quindi là sono i senza tetto, chi vive nelle auto o nei caravan. A Figarazzi ci sono anche queste, qualche famiglia che ha bisogno. Come è nato? Amici Siciliani è nata come un'associazione culturale, abbiamo realizzato tante belle manifestazioni anche in passato e grazie anche all'amministrazione comunale che non è mai stata sorda alle nostre richieste. Però arrivati a questo punto, in questo periodo, abbiamo deciso insieme ad altre persone che compongono l'associazione di fare un passo in avanti e in particolare di aprire le porte al volontariato, c'è un'associazione di volontariato che aiuti il paese a ricordare le tradizioni, a vivere il suo territorio e dall'altro anche aiutare le famiglie che in alcuni casi veramente non riescono a sopravvivere. Quindi questa sera spiegaci un po' quale sarà il vostro percorso. Noi questo percorso lo facciamo ogni sera, particolarmente questa sera noi abbiamo portato delle persone che vivono a Palermo e che sono persone che sono senza tetto e le abbiamo fatte girare qua in piazza in mezzo alle altre persone. Mangeranno il minestrone, una buona parte del minestrone che è stato preparato andrà a Palermo in contenitori che sono a Tenuta Stagna e verrà distribuito a circa 80 persone che sono in alcuni posti dove vanno a dormire la notte. Ci stiamo andando alle 8:30, faremo circa un'ora e mezza di giro e poi ritorneremo a Figarazzi. Questo programma è stato offerto da un caro saluto a tutti gli appassionati che seguono il meteo.it. Previsioni per venerdì 21 marzo 2014. L'alta pressione inizia a cedere al nord, il tempo lentamente peggiora sulla nostra penisola, specie sulle regioni settentrionali con l'arrivo di qualche pioggia e anche calo termico. Ecco il consueto dettaglio: al nord nubi interessano via via tutto l'arco alpino e prealpino con precipitazioni sui rilievi del Piemonte e della Lombardia, ancora qualche foschia o nebbia mattutina l'avremo sul Veneto e sull'Emilia in mattinata. Entro sera peggiora sulla Liguria con pioggia. Al centro avremo una nuvolosità diffusa su tutta
la Sardegna, con piogge diffuse anche temporali, nubi con piogge presenti anche sugli Appennini centrali fin verso le Marche, anche qui con dei temporali sui rilievi. In tarda serata piogge raggiungono anche le coste della Toscana, parzialmente nuvoloso altrove. Al sud il tempo sarà generalmente buono, con cielo in prevalenza poco nuvoloso su tutte le regioni, e vediamo come la neve tornerà a cadere sulle Alpi sopra i 1700-1800 metri in Appennino e in Sardegna a quote elevate. I venti si dispongono tutti dai quadranti meridionali. Temperature previste per questa giornata minime sempre stazionarie, con valori che oscilleranno tra i 9 e i 12 gradi su tutta la penisola. E di giorno invece prevediamo 17-22 gradi al nord e al centro, fino a 23-24 gradi al sud. Benissimo, la previsione termina qui. Ci vediamo al prossimo aggiornamento con il meteo.it, l'unico sito dove la il fa la differenza. Ciao!